Buonasera. Buonasera Vettorelle, lei è molto bravo in porta a calciare in rigore un po'. Ma sì, però chiesto... Sì, mi piace molto, è una cosa che mi piace fare anche in settimana, ho chiesto io personalmente al mister e il mister è stato d'accordo, poi purtroppo non l'ho calciato neanche benissimo, me l'ho sbagliato. L'hai calciato male te o è stato più bravo a vincere? No, no, l'ho calciato male io. Okay. Della partita, da dietro, che dubbio hai visto? Squadra solida in difesa, abile a giocare le palle, a fare le catene in esterno, contro un Perugia che tecnicamente nel secondo tempo ha fatto vedere il suo valore. Sì, penso che comunque sia anche un po' una caratteristica del Gubbio, insomma, concedere anche, cioè provare a concedere, insomma, poco in fase difensiva. Credo che oggi siamo riusciti a fare una gran partita dietro, abbiamo concesso credo forse un'occasione, forse secondo tempo, e per il resto siamo stati molto solidi, molto compatti, come piace a noi, come piace al mister, come ci chiede. E niente, ho visto un Gubbio tenace, un Gubbio con voglia di fare bene, di vincere, e poi non ci siamo riusciti, sicuramente Perugia è un ottimo e valido avversario e niente, adesso... Senti, tu che sei giovane, giocare con Pirrello a destra, Signorini al centro e Mercadante a sinistra, in tre fanno tanta storia di Serie C, ti aiuta a crescere? Sicuramente, credo che ho 22 anni, tra poco 23, quindi credo che avere gente a fianco con sicuramente, non so neanche quante partite più di me, mi può solo che dare una mano. E mi trovo benissimo con tutti e tre, ma a distinguere da loro, anche con Dennis, Tozzuolo, comunque tutti i difensori che ci sono, io per ora mi trovo alla grande con tutti e mi sento sicuro con loro. Che Gubbio hai visto? Nel senso, una squadra che deve ancora migliorare in velocità, visto che Braia ha detto che non avete mai fatto la velocità. È questo forse la pecca di questo Gubbio finora? Ma guarda, ti dico la verità, insomma, quella è poi una cosa che si acquista secondo me giocando, andando avanti con le partite si migliora, si acquisisce sempre più potenza sulle gambe, più forma fisica, più minuti. Credo che ci manchi un po' quello, alla fine anche oggi comunque molti ragazzi hanno fatto 45 minuti, e appunto queste partite, oltre che essere belle partite, servono per dare minuti alle gambe e credo che insomma li stiamo mettendo tutti quanti per il 3 settembre, per il primo settembre, scusami. Domanda cattiva per chiudere da parte mia, manca il secondo portiere, se ti arriva un portiere così tu sei sicuro del posto, ma se invece te ne arriva uno tosto, tu sei in più, devi per forza stare in campana e migliorarti. Poi devo essere, no, ma io preferisco, guarda, per me, ti dico la verità, guarda, anche l'anno scorso a Monopoli io avevo Matteo Pisseri, che quindi, voglio dire, penso che lui in C, voglio dire, sia uno dei più forti, e quindi a me non cambia assolutamente niente, anzi, per me può venire il ragazzo, può venire uno, per me può venire chiunque. Poi, certo, sempre, cerco di esserci sempre.